Buongiorno e buona domenica. Allora, quest'oggi faremo una cosa diversa, sicuramente diversa da tutti gli altri video. Non ho mai fatto un interattivo così, ma è un messaggio che voglio condividere perché ho acquistato delle carte di cui mi sono innamorata. Vi faccio vedere la scatolina. È un oracolo, sì, sono delle carte oracolari con delle frasi. Vi mostro il retro, sono bellissime da vedere. Scusatemi se sono a testa in giù, e ci sono dei messaggi. Quindi, la voce degli dèi, la saggezza degli dèi. E faremo tre varianti, potete scegliere il colore, nel mentre voi vi focalizzate sulla scelta della variante, io seleziono 5 messaggi per ciascuna variante. Quindi quest'oggi lasciamo veramente che siano le carte a indicare il loro suggerimento, il loro consiglio, il messaggio che vogliono farci giungere. Voi scegliete semplicemente il colore o il numero della variante. Poi, in realtà, essendo comunque messaggi spirituali profondi, chi ha curiosità può anche ascoltare tutto l'interattivo. Io aspetto sempre i vostri commenti perché credo nella sincronicità, quindi nella coincidenza significativa. Non c'è un caso e probabilmente questa risposta vi deve giungere attraverso una di queste carte. Allora, vi voglio anche far vedere la carta che è sopra ogni mazzetto, se volete scegliere in base a questo disegno, che è così visibile. Ecco il terzo, scusatemi, il terzo mazzetto, sono piccoline, proprio sfuggono. Sono veramente belle, belle, belle. Vediamo se saranno anche illuminanti in qualche modo. Illuminanti nella misura in cui magari porteranno luce. Vedete, lascio questo piccolo e flebile fascio di luce sulla scrivania perché il tempo ancora non è molto bello. Bene, iniziamo con la prima variante e con il primo messaggino. Metterò la stellina qui, di volta in volta e anche la carta. Prima ve la leggo e poi la lasciamo qui con l'immagine che c'è sul retro. Quando una persona è buona con voi, siate grati. Quando è cattiva con voi, siate felici perché gli avete dato la soddisfazione di diventare l'obiettivo della sua attenzione. Beh, noi facciamo tesoro, poi lasciate che questi messaggi risuonino in voi. Secondo messaggio, ricordate che soddisfate i bisogni del corpo per mantenerlo efficiente. Dovreste impiegare quotidianamente con regolarità un po' di tempo per mantenere efficiente la vostra intima consapevolezza. Ricordate, noi ci nutriamo di cibo solido, di aria e di pensieri. Vari corpi, vari nutrimenti e la macchina per funzionare bene ha bisogno che tutto sia con il giusto livello di energia. Se voi avete un'auto è importante che ci sia l'acqua, che ci sia l'olio, che gli ingranaggi siano tutti tarati l'uno sull'altro, che ci sia la benzina. Non c'è un unico nutrimento, però è necessario che ci sia la giusta quantità. Siate come la formica che sa scegliere lo zucchero in mezzo alla sabbia. Vedete solo il bene e non fate caso al resto, anche perché immaginatevi che gioia trovare quel granello, quel cristallo di zucchero in mezzo alla sabbia. Quarto consiglio o messaggio: svolgete il vostro dovere con fede incrollabile. Siate pazienti, al momento opportuno ogni cosa vi verrà data. E il quinto messaggio: dovere, adempite il vostro dovere, recitate il vostro ruolo al meglio che potete. Questo è il solo modo con cui potete realizzare voi stessi. Se siete un giglio, realizzatevi per la vostra natura. Se siete una quercia, realizzatevi per la vostra natura. E cercate, con la vostra natura manifestata, di entrare in armonia con il tutto. Cercate, cerchiamo, perché qui i messaggi sono per tutti. Andiamo avanti, seconda stellina, e ascoltiamo il messaggio per la seconda stellina, le 5 frasi. La pazienza è tutta la forza di cui hai bisogno. Quindi, se hai un obiettivo e ancora non vedi il risultato, se stai percorrendo una strada lunga, difficile, scoscesa, che richiede attenzione e ti costringe ad un passo lento, tranquilla, tranquillo, perché l'obiettivo lo raggiungi, però abbi pazienza. Guardate che bello questo Ganesha. Come vi ho già detto, la lingua è uno strumento.
Può danneggiare gli altri e fare molto male anche a voi stessi, perciò siate prudenti, usatela solo per il vostro bene ed il bene degli altri. La parola ferisce come o più della spada. Solo rifiutando di esaudire i desideri di cui i vostri sensi sono assetati e tuffandovi nel profondo del vostro essere, troverete ciò che vi ripagherà della vostra ricerca, una meravigliosa pace come mai avete sperimentato. Non siate schiavi delle passioni, ma gestitele nel migliore dei modi. Vi mostro la nostra dea, Kali. Io sono sempre al tuo fianco. Qui c'è qualche messaggio dall'alto. Qualche persona che non è incarnata, per proteggerti e guidarti, perciò vai avanti, non avere paura. Qualcuno che ha scelto la seconda variante forse cercava proprio questa carta qui, più di tutte le altre. E concludiamo anche la seconda variante. Se la vita non è vissuta in armonia, diventa solo un fardello, una beffa e tempo sprecato. Quindi cercate di pretendere, costruire ed essere un fattore attivo dell'armonia, perché l'armonia prevede l'interazione tra il dentro e il fuori, noi e l'altro. Quindi anche il precetto cristiano del non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E cercare di entrare in armonia è impegno e impresa ardua, ma è solo che benefica per tutti, per noi e per gli altri. Quindi riprendiamo con la terza variante. Primo messaggio. Nessun maestro può dare al discepolo la capacità di svolgere qualcosa che non sia già potenzialmente lui. Se scavate un pozzo e trovate l'acqua, che significa? Semplicemente che l'acqua era già lì. Voi non avete fatto altro che togliere la terra che la ricopriva. La collera è la migliore esibizione dell'ego. Vi mostro il retro di questa carta che non abbiamo già incontrato con questa bella biga. Ciò che si incontra nella vita, il destino, come lo si affronta, è basato sulla volontà utilizzata. Dove prevale il desiderio per la quiete mentale, io mi affretto a concederla. Dove c'è disperazione, accorro per dare conforto ai cuori lacerati. Io sono venuto per accendere in ogni cuore la lampada dell'amore divino. E chiudiamo con: qualcuno di voi svolge un lavoro d'ufficio, altri come lavoranti, altri ancora come dirigenti, ma non dovete pensare che il vostro ruolo sia umile e quello altrui sia importante. Non avvilitevi pensando che il vostro ruolo sia di poco rilievo. E non siate orgogliosi se lo credete importante. Se volete ottenere la grazia, fate del vostro meglio, qualunque sia il ruolo che vi è stato concesso. Bene, non so se vi è piaciuto anche questo modo di utilizzare gli oracoli e le carte. Fatemi sapere, magari ogni tanto ricorriamo anche a questo mazzetto che può aver offerto la possibilità di riflessione e focalizzazione per ciascuno di noi su qualche aspetto, magari una frase, una parola, e quell'affermazione proprio in quel momento e non in un altro. Io aspetto i vostri commenti, vi ringrazio, vi auguro una serena domenica e anche un buon riposo che ci vuole. E per chi sta lavorando, grazie, qualunque sia la sua attività, per far girare il mondo nel migliore dei modi, anche per chi sta fermo come me in questo momento a guardare dalla finestra. Un bacio.